Con il sì di tutti i commissari presenti, la seconda commissione consiliare ha dato il via libera al piano telematico regionale 2014-2016. Il documento è inquadrato all'interno dell'agenda digitale e al piano di riforma delle telecomunicazioni. Nel documento sono riportati gli investimenti per le infrastrutture da realizzare nel prossimo triennio, per le quali è previsto un investimento di 28 milioni di euro. Si punta al potenziamento della rete pubblica di banda larga, con lo sviluppo della dorsale est, allo sviluppo del tracciato tra Foligno e Perugia per collegare il centro di protezione civile e la giunta regionale, alla progettazione della Spoleto Nord, cioè della dorsale ovest tra Terni, Narni, Orvieto, Lago Trasimeno, Perugia. Una progettazione questa che si sviluppa per reti tematiche, la rete delle scuole, quella della sanità e lo sviluppo dello wifi pubblico. Particolare attenzione viene riservata al consolidamento di data center della pubblica amministrazione con lo sviluppo del data center unitario della regione Umbria di Terni, su cui far convergere i 65 data center della pubblica amministrazione.